Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Se appunto state vedendo questo video online, significa che ho finito gli esami e che sono tornato al mio paese, insomma. Cosa devo dirvi? Innanzitutto che mi scuso per non aver caricato video oltre quello, dopo quello del Six, da profilo del Six, che trovate qui sotto in descrizione o vedete di cliccare qui, poi vedrò nel montaggio. Ma come avevo detto già appunto nel video, non ho potuto per problemi tecnici e di studio. Per quanto riguarda i problemi tecnici, vi dico la verità, ho avuto una settimana libera per fare qualche video. Però, appunto, sono subentrati questi problemi. In un primo momento, DN, che vabbè, purtroppo ha fatto una brutta fine, mi auguro ritorno, non si sa mai però. E dall'altra, il microfono, mi spiego meglio. Come sappiamo, ADN durante quel periodo, circa 1 o 2 mesi fa, sì, avevano tolto semplicemente le immagini delle carte. E c'erano altri link che insomma lo fixavano in modo da poterlo giocare ugualmente. Tuttavia, a me non funzionavano e come sapete molte decklist le posto tramite DN perché mi trovo comodo sia nel montaggio con la risoluzione e tutto roba varia. Quindi aspettando, aspettando, ho pensato, dato che vedevo che ad altri funzionava, ho detto, vabbè, sarà un errore temporaneo. Aspetto 1, 2, 3, 4 giorni, poi dico, basta, devo fare sto video. Quindi decido di farlo con Yu-Gi-Oh! Pro, o del Pro, Yu-Gi-Oh! Pro sì. Però arriva l'altro problema, che è il microfono. Perché, per chi non lo sapesse, sicuramente nessuno, ho comprato un headset nuovo, quindi cuffie e microfono. E inizialmente mi dava problemi, si sentiva tipo chiuso il microfono, forse perché era nuovo, infatti ora dovrebbe sentirsi bene. E successivamente il PC non lo leggeva, nel senso che lo leggeva, però il programma no. Il programma con cui registravo no, mi diceva che non c'era nessun microfono collegato e roba così, e l'ho risolto soltanto oggi che avevo insomma tempo per dedicarmi al PC e YouTube. Quindi mi scuso, ma ho avuto anche sfiga da questa parte. Comunque sia, tralasciando tutto questo, I'm back! come da titolo, sono tornato, come disse anche Kojima, durante la conferenza Sony delle 3 2016, di Free, beh, proprio per essere tecnici. E cos'altro volevo dirvi? Che gli esami sono andati bene. Sì, sono andati abbastanza bene, l'anno accademico mi è piaciuto davvero tanto e saluto tutti i miei compagni universitari, anche nel caso mi stessero guardando. E altra cosa, buona notizia per voi e per me, è che poco prima che me ne andassi dal mio paese, alla città vicina che dista circa un'ora, mannaggia questa macchina che passa, alla città qua vicino hanno aperto un negozio che insomma tratta Yu-Gi-Oh! Magic, giochi di carte collezionabili, insomma. Quindi avrò l'occasione per fare video, mostrare magari le decklist dei giocatori della zona. Vedremo, insomma, anche qualche video duello. Al momento non mi viene altro da dire se non chiedervi una cosa. Fatemi sapere che ci siete, so che non ci sono stato, ho perso anche un botto di iscritti ovviamente e non voglio giustificarmi, però per chi c'è e chi continua a seguire il canale fatemelo sapere con un mi piace e un commento. Prossimi video, penso qualche decklist, ho in mente qualche unboxing da fare, opening e stavo pensando anche verso i 2000 iscritti. Dato che ormai manca poco, di fare un FAQ time, quindi chiedetemi qualsiasi cosa, insomma, non solo su Yu-Gi-Oh!, sul mio canale, anche sulla mia vita se volete, cosa faccio al di fuori del canale, cosa studio, roba così. Quindi ragazzi, mi scuso ancora una volta, devo anche recuperare un po' le cose perché sono stato un po' all'oscuro del gioco questi mesi, come avete visto. Già malapena col Six sono riuscito a fare qualcosa, figuriamoci appunto. Ora con le carte nuove ho visto Card of Demise che è un mio dio. E niente, vediamo di rimetterci in forze. Ripeto, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale per chi non l'avesse fatto. E arrivederci al prossimo video.